Salve a tutti i pietrezzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric. Ed oggi ragazzi eccoci qui nuovamente su Cookie Run Kingdom. Ragazzi, oggi siamo qui nell'aggiornamento di Halloween e precisamente ragazzi l'aggiornamento del 28 ottobre 2021. Se vi ricordate, nell'ultimo video che ho caricato di Cookie Run Kingdom ho più o meno, anzi forse è proprio predetto, il giorno preciso in cui sarebbe uscito l'aggiornamento di Halloween. È stato totalmente un caso, però mi è piaciuto che ci ho azzeccato. Comunque ragazzi, oggi siamo qui appunto sull'update di Halloween e ragazzi hanno aggiunto davvero un bel po' di cose, tra cui forse la novità più interessante, ovvero le skin. Ma ragazzi, senza perderci in chiacchiere, direi di incominciare a parlarvi di questo update. E ragazzi, partiamo dalla schermata iniziale che volevo appunto farvi vedere, perché secondo me è la più bella di tutte fatte fino ad ora. E si possono già intravedere delle skin, tra cui la skin a sinistra di Madeleine, la skin in basso di Strawberry Crepe ed è la mia preferita, in alto a destra la skin da strega, come già era, però strega Halloween, di latte, e il nuovo biscotto, ovvero Pumpkin Pie Cookie, che ragazzi è davvero molto bella, ma non è fortissima. Anche una nuova schermata di caricamento, dove possiamo vedere inoltre la skin di Fig, che quindi diciamo ricorda un po' il cavaliere senza testa. Ragazzi, ecco qua il nuovo biscotto Pumpkin Pie Cookie, che ragazzi è un biscotto esclusivo di Cookie Run Kingdom. Ragazzi, allora, eccoci qui nel nostro villaggio, vi faccio vedere in breve cosa ho fatto, ma davvero in maniera molto veloce. In alto a destra del mio regno, ragazzi, ho creato questa zona che è l'unione, diciamo così, della zona della casa della strega, le decors dello scorso update, ovvero quelle del villaggio tribale di Malasus, e queste si sposano benissimo con le nuove decors che, ma sì, vi faccio già vedere perché ci troviamo, così non me ne dimentico, perché appunto sì, ovviamente hanno aggiunto delle nuove decors che sono appunto nella sezione Sweet and Creepy, che sono appunto ovviamente delle decorazioni a tema Halloween, e possiamo vedere appunto la decorazione esclusiva di Pumpkin Pie, lo Spooky Old Cinema, e ragazzi alla fine queste sono le decors. Ok, perfetto, allora vi ho fatto vedere le decors. Prima di addentrarci nell'update, riscattiamo le gemme che ci hanno regalato. Io non vi dico quante ne riceveremo, ma vi faccio vedere a video. Ragazzi, 26.300 gemme! Cioè ragazzi, sono quasi 100 salmon! Ragazzi, sono quasi 100 salmon. Ovviamente tra queste gemme ci sono le gemme dell'update. Ah, qui c'è un nuovo oggetto, ma con calma ne parliamo. Ci sono sì le gemme dell'update, ma ci sono delle gemme che ho ottenuto proprio per il fatto di aver upgradato Twizzly Gummy Cookie, che ragazzi sì, alla fine l'ho trovata anche io, Malasus Cookie, Alchemist Cookie e poi sono Mushroom Cookie. Infatti, come vedete, in base alle stelle che ottenevamo, in base ai livelli che avevamo, potevamo appunto ottenere queste gemme. Io ovviamente ne ho approfittato, ma credo abbiate visto anche voi l'avviso, quindi credo anche voi abbiate ottenuto più o meno lo stesso quantitativo di gemme. Ma ragazzi, le altre gemme sono dovute dall'update, che comunque ha avuto dei piccoli errori, quindi come sempre, per scusare, ma noi diciamo l'accettiamo volentieri, hanno veramente dato tante gemme. E ragazzi, siamo ritornati a 184.000 gemme, ma non è finita qua, perché se andiamo in alto a destra e andiamo in setting e colleghiamo il nostro account Devi Sisters, e ragazzi collegatevi all'account Devi Sisters, perché oltre alla sicurezza dell'account vi pigliate pure 3.000 gemme, che comunque ragazzi altre 3.000 gemme non fanno mai male. Direi di passare un attimo però agli eventi che hanno rilasciato in questo update. Primo evento, ovvero Boo! Halloween Masquerade, che semplicemente ragazzi, noi facendo delle missioni, e sono davvero tante missioni, possiamo ottenere tanti oggetti, tra cui una nuova currency del gioco, quindi un nuovo oggetto del gioco, ovvero ragazzi proprio questi Rainbow Cubes. Questi cubes ragazzi sono nuovi oggetti che vengono proprio da Cookie Run Ovenbreak, e sono degli oggetti che ci permettono di poter fare le summon per le skin. Dopo andiamo a vedere, vi mostrerò appunto come funziona un pochettino la situazione. E ragazzi, sono 100 cubes per ogni missione che andremo a fare, sono un bel po' di missioni in realtà. Io vi consiglio di farle tutte perché sono gratis e le cose gratis si accettano sempre. Un altro evento è Trick or Treat Beer o Lantern. Di solito ogni tanto fanno questi piccoli aggiornamenti dove vi regalano una particolare decors, tipo in precedenza c'è stato, se non sbaglio, il gazebo di Moon Rabbit Cookie,
e appunto possiamo avere questa decors totalmente gratis, ed è anche una decors davvero molto carina. Io ve lo spiego, ma penso lo sappiate già, intanto c'è un premio. Ogni 12 ore abbiamo la... Oh, bello questo! Non me ne ero accorto. Abbiamo la possibilità di ottenere dei premi interessanti, tra cui appunto, in questo caso, abbiamo ottenuto questi tre. E appunto, ragazzi, ogni 12 ore potete ottenere tre di questi premi che vedete a schermo. E legato a questo evento c'è un altro evento, ovvero Missing Batcat. Questo, ragazzi, è un evento in cui semplicemente andando a visitare i villaggi dei nostri amici, e ragazzi, appunto, essendo che ho alcuni spazi liberi, potete tranquillamente aggiungermi come amico, mi chiamo appunto MrElectric01. Appunto, ragazzi, visitando il castello dei, appunto, dei vostri amici, io vado nel castello di un mio carissimo amico che avete visto in realtà molto spesso sul mio canale, ovvero il signor Josué, perché anche lui, ragazzi, gioca a Cookie Run Kingdom, è andato alla ricerca appunto di questo oggetto, lui l'ha messo appunto qui, e cliccando praticamente appare Trick or Treat, e appunto fate questa cosa massimo 5 volte al giorno, se raggiungete le 25 visite, quindi in totale praticamente in 5 giorni questo evento lo finite, ottenete degli oggetti davvero molto interessanti, tra cui praticamente una skin gratis, in sostanza, perché ragazzi ogni skin costa appunto 300 Rainbow Cubes. E ragazzi, questi erano gli eventi che appunto hanno aggiunto durante l'update di Halloween. Ma ragazzi, direi di passare alla cosa più interessante e soprattutto nuova di questo gioco, ovvero come sbloccare la sezione delle skin. Qui a destra ci sarà questo, diciamo così, piccolo evento in cui dovete, diciamo, consegnare 5 Sweet Jelly Gem, ma vabbè, raga, alla fine è una cosa da poca roba. Se noi mandiamo questi oggetti, oltre ad ottenere 300 Rainbow Cubes, che ragazzi sono... per ora sono la manna dal cielo, in sostanza. E qui c'è Mont Blanc Cookie, un nuovo biscotto che, boh, chissà se lo metteranno in futuro. Abbiamo sbloccato appunto la tessitoria, credo, cioè dove appunto praticamente si fanno i vestiti, non so come si chiama. E ragazzi, come già vedete, hanno cambiato tutta la sezione dei gacha. Abbiamo sbloccato la sezione dei costumes, cioè effettivamente le vere e proprie skin. Qui ci sono appunto due sezioni: la sezione delle, dei costumi o delle skin, diciamo, esclusive, che appunto sono un po' come i banner permanenti che otteniamo ogni update, e poi la sezione dei costumi, quelli lì, diciamo, che troverete sempre, che non scadrà mai, ecco. È praticamente la stessa identica situazione di quella dei cookies. E qui appunto ci dice di fare una summon con 300 sweet, con 300 Rainbow Cubes. E ragazzi, l'animazione delle gacha, delle skin, è diversa e bellissima. Io la sto vedendo, già l'ho vista poco poco, però ragazzi è bella, è proprio bella, è troppo bello. Guardate, appunto ci sta il fatto che ritaglia, diciamo così, la, la parte di stoffa. E ragazzi, ecco qui il costume che ora apparirà. Ah, devo cliccare, ok. Ed eccolo qui, ragazzi, la prima skin che tutti quanti otterrete come prima, ovvero appunto la skin Halloween di Ginger Brave, ovvero la Gentle Brave Tuxedo, Tuxedo, non lo so. E ragazzi, abbiamo ottenuto appunto la skin di Ginger Brave. Ragazzi, un'animazione davvero molto, molto carina. Appunto, come vi ho detto, queste sono le skin che è possibile ottenere appunto ad Halloween e che sono esclusive di questo periodo, ovvero la mia skin preferita, che è la skin di Strawberry Crepe, ovvero la Yogurt Phantom, la skin di Madeleine, ovvero la Crimson Knight, la skin di Fig, ovvero la Herald of the Crumbled, e la skin di Latte, ovvero The Witch's Fatalis with Night Out. Sono, ragazzi, delle skin davvero molto belle, e ragazzi, hanno aggiunto ben 47 skin. 47 skin, che però fortunatamente, ragazzi, non sono tutte quante esclusive di un banner al tempo limitato, ma sono un bel po' di skin. Non so se qui le potete, ok, ce le fa vedere. E ragazzi, sono tutte queste. Io ovviamente, diciamo, non ve le mostro in questa maniera perché non ci capirete niente, ma con l'aggiunta della sezione gacha delle skin c'è un nuovo, appunto, mileage shop, diciamo così, ovvero il Rainbow Crystal Shop, dove se noi otteniamo il duplicato di una skin possiamo ottenere questi appunto Rainbow Crystal, e con 100 Rainbow Crystal è possibile appunto scambiarle per ottenere una di queste skin
che vedete qui, cioè praticamente in sostanza una skin epica. E dopo appunto proveremo anche a pullare per quanto riguarda questo banner. Ah ragazzi, ovviamente nel gacha delle skin voi potete ottenere, voi troverete solamente skin. E appunto ragazzi, cliccando qui in cookies si è sbloccata una nuova sezione, ovvero la sezione dei costumi, dove ragazzi ci sono tutti i costumi ottenibili. E ragazzi, vanno dalle skin più belle e quindi più, diciamo così, articolate a quelle meno belle e appunto meno articolate. Secondo me ragazzi, la più bella è la sua, ovvero quella di Strawberry Crepe, perché ragazzi è davvero molto bella. Poi appunto abbiamo quella di latte, poi c'è quella di Madeleine, poi c'è quella di Fig, mentre appunto queste qui, quella di Espresso, quella di Lilac, molte di queste sono semplicemente un cambio di colore. Ma ragazzi, con appunto le skin hanno aggiunto anche i bonus delle skin, quindi dei potenziamenti che noi otteniamo se sblocchiamo delle skin adeguate appunto. E ragazzi, parliamo del 62esimo biscotto che hanno aggiunto in Cookie Run Kingdom, ovvero ragazzi la bellissima Pumpkin Pie Cookie, un altro biscotto la cui abilità permette di evocare dei, diciamo così, chiamati minion, ovvero delle unità di supporto. La sua abilità appunto cosa fa? Pumpkin Pie Cookie Pompon, quindi il suo, diciamo così, il suo peluche, cresce di una taglia gigantesca causando attacco ad aria. Per un dato periodo di tempo questo pompon infligge danno ad aria e applicando un debuff non cumulabile, diminuendo la quantità di cura che i nemici ricevono. Quando è nel campo di battaglia, il suo Giant Pompon aumenta la velocità di attacco e per tutte le creature evocate alleate. Giant Pompon sarà più resistente agli effetti di appunto interruzione mentre sta usando appunto la sua abilità. Inoltre Pumpkin Pie Cookie può usare il suo primo cooldown diminuito per usare ancora prima la sua skill. Io credo che a questo punto questa descrizione sia dal fatto che forse la prima volta che utilizza l'abilità il suo cooldown sarà ancora più basso dei 18 secondi. Quando viene evocato il suo pompon, che ragazzi effettivamente è il suo coniglietto di zucca ed è bellissimo, lo evoca con il 44% di attacco, ovviamente del biscotto, il 188% di difesa e del 382% di HP. Il danno che appunto ricevono i nemici è del meno 70% per 3 secondi. E l'attacco appunto di questo pompon fa un danno del 170% e aumenta la velocità di attacco del 45% quando pompon è attivo. L'abilità è interessante, ma non credo sia un biscotto che cambierà il meta del gioco in sostanza. Però appunto ragazzi, non vi ho detto, ma Pumpkin Pie Cookie è appunto un magico di rarità epica. Per quanto riguarda i suoi topping ragazzi, non so cosa effettivamente gli possano essere utili, ma credo forse cooldown con substat di damage resistance e credo altro cooldown. Con questo aggiornamento hanno aggiunto un nuovo treasure, ovvero il Seamstress Pincushion. Questo treasure ragazzi è fatto apposta per le creature evocate. Di queste creature evocate appunto aumenta l'attacco del 30% e la durata di evocazione del 10%, quindi rimarranno in campo per un po' più di tempo. Ma ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere e di fare le summon per provare a trovare Pumpkin Pie Cookie. Spero di non essere così sfigato come lo sono stato nello scorso video, però ragazzi direi prima di farci le evocazioni, le summon per appunto i treasure ticket, per appunto i treasure, magari troviamo, vediamo un po' di trovare il nuovo treasure. La vedo difficile perché ragazzi io con i treasure sono molto sfigato, veramente tanto sfigato. Ho trovato il treasure più forte del gioco, va bene, l'ho detto, va bene, però vabbè, magari, come dire, se mi dai pure il nuovo treasure sarei contento, e così li abbiamo tutti, dai. E dammelo. Niente. No, vabbè, incredibile, non me l'ha dato. Con i Mileage Point hanno aggiunto la possibilità di poter ottenere i Rainbow Cubes, una cosa molto interessante, ma ragazzi non vi conviene assolutamente farlo, perché un Rainbow Cubes costa 25 Mileage Point. Voi ragazzi, per ottenere una skin e quindi praticamente spendere 300 Rainbow Cubes, dovete spendere 7500 Mileage Point. È uno spreco di Mileage Point. E ragazzi, invece andate sui Treasure Ticket. Man mano che appunto salite di ranking, quindi vi avvicinate alla Lega Master, i treasure fanno veramente la differenza. Ok ragazzi, allora vediamo un po' se riusciamo a trovarla. Non so quante summon farò, sono sincero, non lo so, perché
veramente non vorrei spendere troppe gemme per avere un biscotto che magari, come dire, non serve, ecco. Quindi vediamo un po' di trovarla, magari portarla a 2 stelle. Diciamo è un mio obiettivo. Ok, abbiamo trovato l'epico. Però ragazzi, dopo andiamo a fare anche le summon sulle skin, perché magari, non lo so, possiamo trovare una skin buona, chi lo sa. Ok, ovviamente in futuro aggiungeranno altre skin, questo è ovvio. Vediamo un po'. Niente, cilide per cookie. Vabbè, non mi lamento perché è uno dei biscotti che ancora devo portare a 5 stelle ed è ottimo per appunto i bonds con gli altri biscotti. Quindi va bene, non è per niente utile, ma va bene così. Qui non c'è proprio niente, infatti. Ok, altro epico. Altri 2 epici per l'esattezza, ragazzi. Vabbè, vediamo un po' se magari sono tutte e 2 pumpkin pie cookie, magari. Ok, altre soulstone di Malasauce, ma ragazzi... Non si è proprio visto nel meta questo biscotto. Olè, can we ask you for a favor? Ok, ecco qua ragazzi. Un'animazione che non ho ancora visto in realtà, quindi la sto vedendo per la prima volta. Che bella però. Ragazzi, che bella. Bella, bella pure l'animazione. Mi piace, è molto bello come biscotto, è davvero molto bello come biscotto. E ve lo dico sempre, ma forse... No, cioè raga, io l'ho detto, ma è una cosa un po' strana perché comunque l'abbiamo trovati di fila e quindi sembrava che l'animazione si fosse ripetuta, ma in realtà l'abbiamo trovati 2 eppure di fila, quindi le animazioni si sono concatenate. Si è buggato tutto! Ah no, ragazzi, non è di fila. Si è buggato e basta. Ok, vabbè, continuiamo. Già l'abbiamo una stella. Dovremmo trovarla altre 2 volte per portarla appunto a 2 stelle in realtà. 3 shard di Siferi. Così. Io ragazzi vorrei trovare una shard, una sola di Holly Berry, una, perché me ne manca una per portarla a 2 stelle. Ed è buono da 3 settimane che nello shop del PvP mi esce solo Pure Vanilla. Non riesco a trovare l'ultima shard, è incredibile. Tanto ragazzi sto facendo le summon ma non me ne sono manco accorto, va bene. Voglio fare qualche altra pull, dai, giusto così per comunque rendere un po' più ricco il video. Altro epico, vediamo un po'. Un altro pumpkin pie? No, dark choco, vabbè, grazie per i mileage, ma vabbè. Vorrei trovarla almeno altre 2 volte, quindi vediamo un po' di avere questo obiettivo, in modo tale che 2 stelle sono assicurate. Ok, ecco qui l'epico garantito, vabbè, facciamo skip per animazione. Vediamo un po'. Pumpkin, olè! Terza, pumpkin pie. Che bella ragazzi, molto bella. Io non penso proprio faranno altri biscotti a tema, perché il prossimo update ragazzi lo vedremo intorno al 17-18 di novembre e Halloween è già bello che è passato. Altro epico, altro pumpkin, no, ma werewolf, vabbè, va bene perché così vi porto avanti, cari biscotti inu. Picoris, vabbè, e tante shard di pumpkin pie. Ok, qui non dovrebbe esserci niente, a meno di una sorpresina, niente. Qui nemmeno niente. Dai, vorrei trovarla un'altra volta perché così arriviamo preciso a 50 shard e più. Qui non c'è proprio niente, ma infatti, niente. Ma allora, ragazzi, quant'è che non troviamo un epico? Ok, perfetto, abbiamo trovato un epico. Ma non volevo lei. Ok, altro epico, dai, fammi trovare pumpkin pie, dai. Mi dà le... No, è incredibile. Io voglio una shard, una di Holly Berry mi dà Pure Vanilla. Che schifo, vai via. Dai, altro epico. Ma ragazzi, forse lo possiamo portare a 2 stelle, sto facendo le pull così. Ok, pumpkin, ok, terminiamo in bellezza con l'ultimo pumpkin pie. E forse siamo più della metà per portarlo direttamente a 3 stelle. Non male. Ed eccola qua, pumpkin pie. Ok, allora ragazzi, però prima di andare a upgradare pumpkin pie cookie, vorrei appunto cercare di ottenere delle skin, ecco. Quindi io faccio una cosa che ragazzi non fate. Non fate, lo faccio per il content e appunto per appunto mostrarvi un po' in che cosa consiste. E anche a dimostrazione che voi non lo dovete fare, perché ragazzi... È uno spreco di mileage che a mio, diciamo così, livello lo posso fare perché ho quasi tutti quanti i biscotti più forti maxati. Fa male, l'ho fatto. Vabbè ragazzi, comunque sono dei mileage che abbiamo ottenuto oggi con le summon e quindi va bene, non fa niente. Allora, oltre alla probabilità aumentata, perché appunto è nel banner, diciamo così, esclusivo per queste skin, c'è ancora la probabilità aumentata per 4 per poter ottenerle. Ragazzi, i primi 1500 Rainbow Cubes che andiamo a spendere ufficialmente, togliendo appunto la skin di prima, la vedo difficile ottenere una skin epica. Vorrei mostrarvi l'animazione della skin epica, non so in realtà nemmeno io com'è fatta, sincero.
Forse, forse no, forse sì, non lo so. Abbiamo ottenuto qualcosa? Non credo. Non lo so. Ragazzi, veramente non lo so. No, sono 5 skin comuni. Ninja Cookie, va bene. No, che seccia. Pancake Cookie, che è comune. Mushroom Cookie, che è comune. Ma tutte comuni. Ma che schifo. Ma che schifo. Ah. Vabbè, raga. Non possiamo farci niente. Non fa nulla. E, ok, i duplicati delle skin comuni ci danno uno di questi oggetti. Ok, uno. Va bene, va bene. Abbiamo ottenuto delle skin. Io non spenderò mai più mileage per delle skin. Sì, equipaggiamole. Tanto, raga, su skin non è che cambiano chissà cosa rispetto a quello normale. Però ragazzi, cosa molto più sicuramente importante, abbiamo sbloccato Pumpkin Pie Cookie. Promuoviamola a 2 stelle, sicuro 2 stelle. E ragazzi, vi ripeto, non so se sarà forte, non credo in realtà, perché anche vedendo in giro come magico è uno dei più scarsi in realtà. È un po' un peccato in realtà, però alla fine non per forza tutti i biscotti devono entrare nel meta. L'ultimo biscotto nuovo aggiunto che è entrato nel meta è stato Holy Berry Cookie. Ok, siamo a più della metà per averlo a 3 stelle. Ma ragazzi, io mi fermo qua, non ci spendo più gemme per questo biscotto. E ragazzi, cosa dire, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Io in realtà ho in mente a breve di portarvi un altro video, non so però ancora quando, ma appunto ci sto lavorando su, in cui vi mostro i migliori topping per tutti i biscotti appunto epici, perché mi concentrerò sugli epici, rari e comuni diciamo è un po' inutile mostrarvi quali sono i topping perfetti per loro. E appunto ci sto mettendo un po' di tempo, perché ovviamente devo capire bene quale topping dare ai biscotti un po' meno forti, perché è più semplice ovviamente i biscotti più forti che ho anche io, e quindi posso tranquillamente consigliarvi quei topping. Ci sto lavorando, datemi un po' di tempo e ve lo porterò tranquillamente il video. Il prossimo update inoltre ragazzi credo sarà fra una ventina di giorni, quindi intorno al 17-18 di novembre, e probabilmente metteranno un nuovo biscotto leggendario, non lo so, vedremo, ma se non sarà novembre sicuramente sarà dicembre, e a quel punto ragazzi penso faranno l'update di Natale. E quindi ragazzi, cosa dire, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato ragazzi, sapete cosa fare: lasciatemi un in su, commentate e condividete. Ci vediamo al prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati appunto sui feed dei video, seguitemi in community per rimanere aggiornati sulla programmazione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E cosa dire ragazzi, arrivederci.